Le Marche sono sempre più una regione europea. Il legame con Bruxelles negli ultimi 2 anni si è notevolmente rafforzato. Sin dal suo insediamento, il governatore Acquaroli ha dato mandato di sfruttare tutti i fondi fino all'ultimo euro. Nulla deve ritornare indietro, perché i finanziamenti europei della nuova programmazione 2021-2027 rappresentano un'importante occasione di crescita e sviluppo. Anche le PNRR, il Piano di Recupero e Resilienza, prevede numerose risorse per le Marche, pari a 1,7 miliardi per 4.800 progetti, da aggiungere all'oltre miliardo tra FESR, FSE Plus e POC, che la Regione ha illustrato ai territori nei mesi scorsi. Una mole di risorse senza precedenti che aiuteranno a rilanciare la Regione dopo il terremoto del 2016 e soprattutto il periodo pandemico e la crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina. Di tutto questo si è discusso in maniera approfondita durante il convegno promosso al Salone delle Feste del Teatro delle Muse di Ancona dal titolo Opportunità europee per il rilancio delle Marche. Io ricordo che il PNRR mette in campo 235 miliardi, per la Regione Marche solamente 1,7 miliardi e sono 286 progetti su 4.800 progetti in generale, quindi capite che tanto la nostra percentuale è quella, 286 su 4.800. Io vedo tanto ottimismo, tanti stakeholders che partecipano e chiaramente cerchiamo in tutti i modi di spiegarlo, di mettere professionalità a disposizione per non ripetere le vecchie criticità che si erano presentati con i vecchi bandi della programmazione europea. Abbiamo alla fine di marzo abbiamo approvato in giunta la programmazione europea, dopo aver sentito nei 5 capoluoghi di provincia abbiamo descritto la programmazione europea 21-27, mettiamo a disposizione tramite un cofinanziamento di 140 milioni, e lo ricordo che il cofinanziamento di 140 milioni è un moltiplicatore che ci consente di avere 1 miliardo e 36 milioni per i marchigiani, per le varie tipologie, per le piccole e medie imprese, per i comuni, per i cittadini, è un importante misura, sono i 91 milioni che mettiamo a disposizione del credito. Gli strumenti europei di sostegno allo sviluppo locale, regionale e nazionale, come Next Generation EU, i fondi del bilancio dell'Unione Europea e della Banca Europea per gli investimenti, avranno quindi degli effetti positivi sul territorio. L'Europa non è solo un'istituzione pronta a redarguire i singoli paesi sul da farsi, ma un partner affidabile e fondamentale per realizzare opere e infrastrutture necessarie per garantire un pieno sviluppo a tutto il sistema produttivo regionale. Io penso che siamo a buon punto e ci sono tutte le possibilità per attuare tutti i fondi, magari in sinergia con anche i fondi regionali che gestiscono le regioni. L'elemento di oggi è molto importante perché valorizza proprio queste sinergie tra i fondi del PNR, i prestiti della Banca Europea di Investimenti, il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti e soprattutto il ruolo delle regioni, a cominciare dalla Regione Marche, che sta facendo un buon lavoro per attuare il bilancio europeo. Le Marche non hanno dei veri e propri europarlamentari, espressione del territorio, ma come si sta comportando per quanto riguarda proprio i fondi europei? Ma io penso che questa regione sta lavorando molto bene, ripeto, bisogna valorizzare ancora di più le potenzialità dei prestiti della BEI, InvestEU e le sinergie col PNRR, ma io credo che si sta facendo un ottimo lavoro. Il fatto di non avere dei parlamentari, perché i collegi sono molto grandi e quindi a volte Roma, diciamo, fa un po' da centro di gravità, ma insomma magari alle prossime elezioni avrete anche più di un parlamentare europeo, chi lo sa. Avrà il suo ben da fare nell'utilizzo dei fondi europei anche la SVEM, il braccio operativo della Regione Marche per quanto riguarda la partita europea, che è decisa a liquidare entro il 31 dicembre tutte le risorse rimaste della vecchia programmazione, che altrimenti andrebbero perdute. Il 78% del bilancio regionale viene speso per la sanità. Resta veramente poco per tutti gli altri settori, che sono comunque importanti se si vuole restare una regione competitiva. Il PNRR e i fondi europei sopperiscono a tutto questo in modo determinante. Beh, le criticità le stiamo vedendo soprattutto sul credito e per questo abbiamo come regione emanato un primo bando di 91 milioni di euro su varie linee del credito. In questo caso la società che rappresento, la SVEM, gestirà i controlli su tutti i bandi e la gestione del soggetto che appunto si aggiudicherà la gestione di queste risorse. Tante opere, quali sono quelle prioritarie?
Le opere sono le opere infrastrutturali. Noi come società Sviluppo Europa Marche stiamo preparando un master plan che già abbiamo condiviso con alcuni rappresentanti della Commissione Europea e vedrà un rilancio delle infrastrutture regionali, perché si parla dell'arretramento dell'autostrada, si parla del potenziamento autostradale, potenziamento ferroviario, in previsione quindi della prossima programmazione europea. Presenteremo sui tavoli del governo regionale queste opportunità che devono essere programmate per i prossimi anni. Noi ci siamo dotati di un sistema informatico rispetto a quanto era in passato, che ha consentito già di ridurre più del 50% le attese da parte delle imprese e degli enti locali. Quindi sistemi informatici, digitalizzazione e bandi più semplici che possono essere fruibili da tutti. Abbiamo un nostro, diciamo così, da dire motto, nel senso ascoltiamo i territori e poi scriviamo i bandi. Non facciamo calare i bandi dall'alto verso il territorio. Sempre più spesso in Europa per cercare nuovi fondi c'è paura che non si riesca a realizzare tutti i progetti necessari. Le Marche come sono messe? Questo è un evento per parlare di opportunità, opportunità che però possono diventare sempre più concrete in futuro? Beh, sicuramente la nuova programmazione europea che abbiamo approvato, quella 21-27, sta andando avanti con i bandi, che è quello che credo sia più importante. Però io, che ho l'onore di rappresentare la Regione Marche al Comitato della Regione a Bruxelles, ho l'onore di costruire insieme agli altri la nuova programmazione europea, quella che arriverà dopo, su cui stiamo lavorando. Ovviamente punteremo molto sulle imprese, punteremo molto sulle infrastrutture, perché anche lì è fondamentale, tanto che stiamo organizzando proprio con il Comitato delle Regioni un convegno proprio per parlare anche del futuro sviluppo, per guardare avanti, perché io credo che quello che sia importante non è solo questa programmazione, ma andare oltre, in un convegno dove si parla anche di sviluppo di infrastrutture, dove verranno personalità importanti sia collegate che in presenza. Ovviamente voglio ringraziare il Presidente Acquaroli per il grande lavoro che insieme alla Giunta e agli assessori sta facendo per quanto riguarda la programmazione, tanto che sia sul discorso dei borghi, sia sul discorso delle imprese, ma sia anche come tavolo della mora, ad esempio, che ricordo, con i fondi LFST Plus siamo riusciti a mettere a terra insieme all'associazione di categoria e ai sindacati dei bandi per il personale specializzato, ad esempio nel mondo della moda, che è sempre più carente. Su questa scia stiamo cercando di dare risposte il prima possibile, perché noi crediamo che è importante avere fondi, ma soprattutto altrettanto fondamentale spenderli il più veloce possibile per dare risalto alla nostra regione e per potenziarla.